Ho iniziato a nuotare perché mio papà Ermanno faceva triathlon. Mia sorella, vedendo che andava in piscina, mia sorella Chiara, ha chiesto di andare in piscina pure lei. Successivamente, all'età di 4-5 anni, mia mamma, Maria Grazia, ha detto: tu devi fare qualcosa. A casa non mi voleva far stare e quindi mi ha portato in piscina, mi ha buttato in acqua, però l'inizio è stato traumatico. A me l'acqua non piaceva, tanto che si faceva fatica anche a farmi la doccia a 4-5 anni, però con il ricatto del regalino che avessi fatto il bravo, tutto è andato molto meglio. Adesso il nuoto è diventato ormai negli ultimi 10 anni il mio vero e proprio lavoro, oltre logicamente che è una grandissima passione, perché non potrei fare questo senza avere una grandissima passione per questo sport. Ormai sono arrivato a 32 anni, la situazione è diventata più impegnativa rispetto a quando ho iniziato a farlo come lavoro, a livello energetico, mentale, perché comunque ci sono tanti chilometri da affrontare, molti di più di prima, e bisogna fare ancora più sacrifici, perché andando avanti con l'età bisogna fare più sacrifici di prima, perché tutto è diventato un po' più difficile. E poi perché ci sono anche i ragazzi giovani che vanno forti. Il primo mondiale è stato a Roma 2009, da lì poi mi ha proiettato verso un 2010 dove ho preso due medaglie agli europei, un'Universiade nel 2011 dove ho vinto l'oro, e poi anche a vari cambiamenti, a vari spostamenti della città, perché io prima mi allenavo, sono andato a Tolentino, mi sono spostato a Pesaro, poi sono arrivato a Roma e da lì ho fatto un ulteriore salto di qualità. Mi ha portato a vincere l'oro nel 2015, ma il risultato più bello è comunque quello di andare alle Olimpiadi. Ora inizia il bello, perché ricordo che ho fatto delle belle cose, vorrei farne altre ancora, però mi piacerebbe anche spostarmi in un'altra figura all'interno del nuoto. E a 33 anni mi rendo, 32, ancora non 33, mi rendo conto che senza acqua diventa tutto difficile. E i miei genitori mi hanno portato in piscina, oltre perché loro già frequentavano la piscina, anche per un fatto di sicurezza. Comunque noi tutta l'estate si andava al mare, quindi anche loro volevano essere tranquilli. Per me, per la mia sicurezza, comunque quando andavo a fare il bagno, anche i miei genitori potevano stare tranquilli, perché io comunque sapevo come muovermi in acqua.